L'uragano Irene è già su New York, drammatico, appello in televisione del sindaco Bloomberg, non c'è più tempo, ora restate in casa, saranno ore lunghissime, avverte il presidente Obama, si spengono le mille luci della Grande Mela con la metropolitana chiusa e isolata per il blocco degli aeroporti, anche se declassato di categoria il ciclone, ha già provocato vittime e distruzioni nel suo passaggio su Maryland, North Carolina, Virginia e Delaware. Ultime ore di confronto nella maggioranza sulla manovra economica prima del decisivo incontro di domani tra Bossi e Berlusconi. Si lavora ad un aumento di un punto dell'aliquota IVA. Casini chiude, escluso che votiamo questo decreto. Marcegaglia ha solo misure depressive, c'è una gara a inventarsi la tassa più esotica. Le autorità algerine escludono categoricamente la presenza di Gheddafi nel proprio territorio. Dalla Gran Bretagna l'ipotesi che il Rais sia rifugiato in Zimbabwe. Intanto il Consiglio degli Insorti lancia l'allarme umanitario per Tripoli, timore per una scia di vendette tra le fazioni. Male la Ferrari nelle prove del Gran Premio di Formula 1 in Belgio a Spa, in prima fila la solita Red Bull di Vettel. Nel calcio, in attesa che inizi il campionato, fermo per sciopero, le grandi si sfidano sul mercato. Le 7.32, buongiorno, benvenuti a questa prima edizione del telegiornale. Allora parliamo della manovra, il confronto nella maggioranza sulla manovra in attesa dell'incontro atteso domani che ci sarà tra Bossi e Berlusconi dovrebbe sancire l'intesa tra PDL e Lega. Lo sapete, in questi giorni ci sono state molte frizioni proprio tra i due partiti a proposito delle pensioni e dell'aumento dell'IVA. Sembra che si sia arrivati ad un possibile, probabile accordo, ma verrà sancito naturalmente nell'incontro che ci sarà domani tra i due leader, tra il capo del governo Berlusconi e quello della Lega Umberto Bossi. Allora vediamo con Manuela Ferri. Nella maggioranza il cantiere della manovra resta aperto. Ancora non è stato trovato l'accordo sulle modifiche al testo del decreto di Ferragosto. C'è tempo fino a domani, quando in un vertice ad Arcore Berlusconi e Bossi sigleranno l'intesa definitiva. Il compromesso a cui si lavora è l'aumento dell'IVA di un punto dal 20 al 21%. Una parte delle maggiori entrate andrebbero nel fondo per la riforma fiscale, il resto per alleggerire o addirittura abolire il contributo di solidarietà, come vorrebbe il Cavaliere, o per ridurre i tagli agli enti locali, obiettivo del Carroccio. La coperta però resta corta. I 4 miliardi di gettito provenienti dall'incremento dell'IVA difficilmente potranno soddisfare tutte le richieste. Ecco perché si continua a trattare alla ricerca di una sintesi che possa accontentare tutti. Il ministro dell'economia, alla chiusura del meeting di CL, non ha speso una parola sulla manovra, anche se in privato si sarebbe sfogato dicendosi deluso e sconfortato per il dibattito interno alla maggioranza. Nel suo intervento Giulio Tremonti ha delineato un quadro economico a tinte fosche. La crisi non è ancora al game over e ha una dimensione finora non nota e ha indicato una sua ricetta. L'unico futuro sono gli eurobond. A Rimini Tremonti ha incrociato il segretario del PD, al quale avrebbe offerto la disponibilità a discutere sull'articolo 8 del decreto, quello sui contratti in deroga allo statuto dei lavoratori, un'apertura che ha scatenato le ire del PDL contro il superministro. All'inaugurazione della festa nazionale del PD, Pierluigi Bersani è tornato ad attaccare la manovra, definita ingiusta e recessiva. Siamo abituati ad aspettare le cenette del lunedì, ha ironizzato il segretario democratico. Anche con gli aggiustamenti di cui si favoleggia la ritengo poco credibile. Penso che gli osservatori internazionali si siano resi conto che il governo non riuscirà a fare nulla di strutturale. E oltre a Bersani, una bocciatura netta della manovra arriva anche da Pier Ferdinando Casini, che pure aveva apertamente dimostrato disponibilità alla maggioranza. Non voto una riforma senza pensioni, attacca il leader dell'UDC. Al di fuori del mondo politico, una netta stroncatura del maxi decreto anticrisi arriva anche dalla presidente di Confindustria Marcegaglia, preoccupata dalle modifiche che si stanno delineando. Mi sembra in peggioramento, ha evidenziato la Marcegaglia, che vediamo qui in queste immagini, puntando il dito soprattutto sui tagli alla spesa pubblica e alle pensioni. Con questa manovra la crescita sarà ancora più bassa. È chiaro che una manovra di questo tipo sarà certamente depressiva. E poi un giudizio ironico, ma molto duro, su alcune misure proposte. C'è una gara ad inventare la tassa più esotica. Ed ora le notizie dall'estero, ci spostiamo in Libia, la situazione è sempre molto grave, sono senza esito finora le ricerche di Gheddafi, smentita la notizia che il Rais si possa essere rifugiato in Algeria.
così come sembra possa essere smentita anche quella di una sua possibile fuga nello Zimbabwe, uno dei paesi amici. Intanto però a Tripoli è sempre più emergenza umanitaria. Vediamo con Paola Mascioli. Algeria, Zimbabwe, Sirte, Gheddafi è ormai una primula rossa segnalata ovunque, ma sempre più difficile da scovare. Il governo di Algeria ha smentito che il colonnello abbia varcato la frontiera con un convoglio di auto blindate. Il giornale inglese Daily Mail è invece convinto che a dare rifugio a Rais sia stato un altro tiranno, l'eterno presidente dello Zimbabwe, Robert Mugabe. La NATO continua invece a bombardare Sirte, città natale di Gheddafi, e alcuni quartieri di Tripoli. Il capo del consiglio di transizione, Jalil, ha rivolto un appello a Rais, esortandolo a consegnarsi con la promessa di un processo equo e soprattutto per evitare il rischio di esecuzioni sommarie. Da Bengasi, Jalil ha anche fatto il punto su quanto sta succedendo a Tripoli. La capitale, ad una settimana dall'arrivo degli insorti, non è ancora sicura. Sacche di resistenza dei lealisti e cecchini destabilizzano e rendono pericolosa la città in piena emergenza umanitaria. Negli ospedali manca tutto, dai farmaci alle garze, l'acqua è razionata, l'elettricità a singhiozzo. E la ritirata dei gheddafiani porta quotidianamente a scoperte agghiaccianti, come il ritrovamento di una cinquantina di cadaveri in un magazzino, trivellati di colpi e poi bruciati, sarebbero i resti di un'esecuzione di massa di civili. Anche per ristabilire un minimo di ordine in una città allo sbando dopo sei mesi di guerra civile, il segretario generale delle Nazioni Unite ha proposto l'invio di una forza di polizia. Niente caschi blu, uomini provenienti da paesi arabi con un primo importante compito: eliminare le armi leggere che hanno invaso la Libia. E adesso andiamo a vedere cosa succede negli Stati Uniti. A New York, lo sapete, ormai da ore c'è l'emergenza per l'uragano, poi diventato ciclone Irene. Sono state ormai predisposte tutte le misure per fronteggiare la gravità di questa situazione. Il sindaco di New York, Bloomberg, ha detto ormai quello che avete fatto, quindi restate in casa, restate tranquilli. C'è stato un appello anche del presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, ha detto queste saranno 72 ore molto critiche. Però il ciclone ha già provocato alcune vittime. Vediamo, facciamo il punto con Daisy D'Addario. L'occhio del ciclone si avvicina a New York. Le propaggini dell'uragano Irene hanno già raggiunto la Grande Mela. È stata declassata la categoria della sua potenza, ma non è diminuita la paura che sta portando. Lo testimonia l'appello drammatico del sindaco Bloomberg in televisione. Il tempo di evacuare è scaduto. Ora state al riparo, state a casa, dice, con tono accorato il sindaco. Preparatevi a possibili blackout. Usate le torce e se usate le candele fate attenzione. Ma Bloomberg incita anche New York. È la più grande città al mondo. Supereremo l'uragano. Le condizioni sulla città sono peggiorate sensibilmente nelle ultime ore. Il vento ha iniziato a tirare in modo sostenuto e la pioggia cade in modo battente. La Con Edison, la società che gestisce l'elettricità, deciderà nelle prossime ore possibili interruzioni e alcuni palazzi a Lower Manhattan, aree di evacuazione, sono già stati avvertiti che fra qualche ora l'elettricità sarà staccata. Al buio un milione di americani in North Carolina e in Virginia. State lontani dalle finestre, chi abita ai piani alti eviti l'ascensore, aggiunge Bloomberg. 9 le vittime finora, tra loro anche una donna e un bambino, morti a causa di un albero sradicato dalla forza del vento. La metropolitana, chiusa per la prima volta, è stata sigillata con sacchi di sabbia per scongiurare il pericolo di allagamenti. Le strade in New Jersey stanno iniziando a chiudere e la situazione rischia di peggiorare. Gli allarmi tornado lanciati dal National Weather Center indicano che venti pericolosi si muovono verso la costa del New Jersey. Il 90% di Atlantic City è stata evacuata, ma non tutti credono agli allarmi. Provincetown, nota località marittima del New England, i turisti non hanno abbandonato le loro case e molti preferiscono dormire nelle loro barche. E adesso parliamo dell'inchiesta sulla vendita dell'ex area FARC, quindi rientriamo in Italia. Il Partito Democratico è in imbarazzo per il cosiddetto caso Penati, cioè l'ex braccio destro di Bersani, coinvolto nello scandalo tangenti a Sesto San Giovanni. Dovrà decidere nei prossimi giorni proprio una riunione di una commissione apposita del partito. Vediamo intanto con Daniele Magli qual è la situazione. Il caso Penati imbarazza il PD e provoca un braccio di ferro tra il Tribunale di Monza e la Procura, che chiede l'arresto dell'ex capo della segreteria politica di Bersani, indagato per tangenti, con il GIP che ha invece respinto questa richiesta parlando di reato, quello di corruzione, prescritto. I PM Macchi e Mapelli hanno presentato ricorso contro questa decisione, in quanto Penati avrebbe agito da pubblico ufficiale, dando luogo dunque al reato di concussione, per il quale invece i termini di prescrizione non sarebbero scaduti. I pubblici ministeri Brianzoli sostengono il pericolo di inquinamento
miglioramento delle prove e parlano di sistema Penati, descrivendolo come un direttorio finanziario democratico, un quindicennio di sfruttamento della funzione pubblica per arricchimento privato e finanziamento illecito della politica. Il caso Penati ha scosso il PD e da togliere dall'imbarazzo i democratici non è bastata l'autosospensione dal partito e dal gruppo consiliare in regione da parte dell'ex sindaco di Sesto. Ieri Bersani ed il presidente della commissione di garanzia Luigi Berlinguer hanno deciso di avviare un'azione a tutela dell'onorabilità del partito. La commissione si riunirà il prossimo 5 settembre e chiederà conto a Penati dei fatti per i quali viene indagato. Sono a disposizione per ricostruire i fatti agli organi del Partito Democratico, ha replicato Penati. Non mi pento di niente, con queste parole che Cesare Battisti apre un'intervista sicuramente destinata a far discutere, rilasciata a Isto È, uno dei più diffusi settimanali brasiliani. Nessun segno di pentimento, nessuna assunzione di responsabilità. L'ex terrorista dei proletari armati per il comunismo, condannato in Italia per 4 omicidi, arriva a dire che i responsabili degli assassini di cui è stato accusato sono stati arrestati e torturati in Italia. Non posso pentirmi di ciò che non ho commesso, ribadisce Battisti, che poi ringrazia della sua ritrovata libertà alle autorità brasiliane che hanno negato l'estradizione in Italia. Parliamo di Al-Qaeda, nuovo colpo dopo l'uccisione di Osama Bin Laden. Il numero 2, il vice del nuovo capo Al-Zawahiri, è stato ucciso in Pakistan la scorsa settimana, secondo quanto annunciato negli Stati Uniti. Eccolo, vediamo in questa foto, il libico Ati Abdal Rahman, questo è il nome dell'uomo, sarebbe stato ucciso durante l'attacco di un drone il 22 agosto. Si trovava in un'auto con altre tre persone, sulla sua testa pendeva una taglia da 1 milione di euro. Sono le 7.42, è il momento di dare un'occhiata importante allo sport. Ci dice tutto Edoardo Soldati, che è con noi in studio. A te Edoardo, buongiorno. Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti voi a casa. E dunque, quella che doveva essere la domenica del campionato di calcio diventa una giornata di riflessione, in attesa che cominci un'altra settimana di trattative per raggiungere un accordo per la firma del contratto collettivo dei calciatori. La gente ha voglia di tornare allo stadio, lo testimoniano i 60.000 spettatori napoletani che ieri sera hanno visto la loro squadra in amichevole battere 3-1 il Palermo. Anche l'Inter è andata in campo, ma per il tecnico Gasperini c'è qualche problema in più. Il servizio di Cristina Fantoni. Senza campionato, ma con un'avversaria di Serie A e di grande sostanza come il Chievo a testarne le potenzialità nell'ultima amichevole estiva, l'Inter esce sconfitta e solo in parte ridimensionata dal 2-3 tutto costruito nella ripresa, dopo il gol di Milito, già in forma e capace di sopperire alla mancanza di incisività degli esterni scelti da Gasperini. Gasperini che ha confermato la difesa a 3, quella su cui molto scommette e molto dovrà lavorare, quella che ha subito 3 reti in 45 minuti, quando i cambi avevano comunque rivoluzionato la squadra, senza però premiare gli sforzi di Stankovic e Pazzini. A tempo scaduto il 2-3 finale dell'attaccante nerazzurro non ha evitato una sconfitta scomoda da archiviare al più presto, prima che campionato e Champions impongano altri ritmi, magari dedicandosi così al futuro immediato, che già lunedì potrebbe avere volto e classe di Diego Forlan. Vediamo, adesso stiamo guardando Forlan e Kuzka, spero e penso che magari si concluderà, e poi vediamo se c'è bisogno ancora di qualche cosa. Forlan potrebbe arrivare lunedì? Spero di sì. Abbiamo fatto un'ottima gara. Poi dopo il risultato non è assolutamente veritiero, ma va bene. Sono quelle partite dove si fanno anche 7-8 sostituzioni, ma abbiamo fatto bene. E allora invece adesso andiamo a vedere gli altri movimenti di mercato, ricordando anche quelli dell'Inter, con il servizio di Andrea Vato. Se Diego Forlan sbarcherà domani all'Inter, bisognerà aspettare un po' di più per l'altro attaccante che vuole Gasperini, al quale il mercato ha tolto Eto'o e Pandev nel giro di pochi giorni. Di sicuro non arriverà Tevez, troppo caro e blindato da Mancini al Manchester City dopo settimane di incertezza. L'Inter tiene aperta la pista Zárate, separato in casa con Reia e con la Lazio. Branca lo vorrebbe in prestito oneroso, formula che allo Tito non piace granché, ma la trattativa non è chiusa del tutto. Tra gli obiettivi nerazzurri c'è anche Palacio del Genoa, uno che conosce bene il 3-4-3 di Gasperini. Sull'argentino però c'è anche la Roma, che in questo momento ha scavalcato l'Inter nella corsa al giocatore. I giallorossi, che hanno già acquistato Svaldo dall'Espagnol, devono completare il reparto offensivo, dove in questo momento Totti non è indispensabile. Dopo la sostituzione contro lo Slovan, ieri
ieri Thomas Di Benedetto ha definito il capitano uno dei migliori giocatori degli ultimi 50 anni, ma poi ha preso le difese di Luis Enrique, confermandogli appoggio e fiducia e auspicando una veloce conclusione per il rinnovo di contratto di De Rossi. Giorni frenetici anche per la Juventus. Marotta sta stringendo per Elia, l'esterno dell'Amburgo, che andrebbe a colmare il vuoto a sinistra. Per la difesa il nome nuovo è quello di Rodolfo, centrale brasiliano del San Paolo. Il Milan ufficialmente il mercato l'ha chiuso con Aquilani, ma l'infortunio di Flavini potrebbe spingere Galliani a uno sforzo ulteriore a centrocampo. Nel mirino c'è Seydou Keita, maliano del Barcellona vincitutto. Per la Formula 1 si corre oggi il Gran Premio del Belgio, che è la 12ª prova del mondiale. Ancora una volta in pole position c'è il tedesco della Red Bull, Sebastian Vettel. Il servizio di Luca Catogna. Delusione Ferrari. A Spa il cavallino ha vissuto una delle peggiori qualifiche della stagione. Quarto Felipe Massa, soltanto ottavo Fernando Alonso, entrambi penalizzati dalla pioggia e dal traffico del circuito belga. Niente di nuovo sotto il cielo della Formula 1, che dopo la pausa estiva è ripartita nel solito segno di Sebastian Vettel. Per il campione del mondo, nona pole stagionale. Una pole conquistata tra l'acqua e gli sprazzi di asciutto, tanto per rafforzare la leadership iridata del pilota tedesco. La sua Red Bull ha di nuovo messo in fila la concorrenza, a cominciare dalla McLaren di Lewis Hamilton, preceduta di 432 millesimi al termine di un combattuto duello concluso soltanto sotto la bandiera a scacchi. E se agli altri sono rimaste le briciole, a Michael Schumacher è andata addirittura peggio. La leggenda del Circus partirà dall'ultimo posto e tutto per colpa di una ruota volata via dalla sua Mercedes, uscita di pista e danneggiata irrimediabilmente in apertura delle prove. L'ex campione di Maranello sperava di celebrare in maniera diversa la gara che segna i suoi 20 anni di carriera. E la MotoGP invece è in scena negli Stati Uniti, ad Indianapolis. Ieri uno straordinario Casey Stoner ha conquistato la pole position. L'australiano della Honda continua a ripetere che il circuito americano non gli piace, ma ieri ha strapazzato tutti battendo ogni record della pista. Il pur competitivo pilota della Yamaha, Ben Spies, si è dovuto accontentare del secondo posto con oltre mezzo secondo di distacco. Terzo il campione del mondo in carica, Jorge Lorenzo. Per Valentino Rossi, ieri anche vittima di una caduta, le parole continuano a descrivere impotenza e delusione. La sua Ducati ha sempre qualcosa che non va, un qualcosa sempre difficile da individuare. Fatto sta che il dottore partirà con il 14° tempo. Ed è cominciata male per gli italiani la seconda giornata ai mondiali di atletica in corso in Corea del Sud, a Daegu, tutti fuori, gli azzurri impegnati oggi. Fra questi, nella marcia 20 km, Giorgio Rubino è stato squalificato dopo il 10° chilometro, quando lottava per il primo posto. L'altro azzurro in gara, Alex Schwarzer, ha finito la gara in nona posizione. Male la lanciatrice del peso, Chiara Rosa, l'atleta italiana, non è riuscita a qualificarsi per le finali. Intanto ci è attesa oggi per la finale dei 100 metri maschili, che però rischia di essere una scontata passerella per Usain Bolt. Il giamaicano di fatto non ha rivali per l'assenza sia di Tyson Gay che di Asafa Powell. Ieri nelle qualificazioni Bolt ha fatto quello che voleva, chiudendo in 10 secondi e 11, praticamente passeggiando in corsia. Vedremo se avrà gli stimoli per stupire ancora una volta a livello cronometrico. Ed è tutto per lo sport. A te Fabio. Grazie Edoardo, grazie ai colleghi dello sport. Sono le 7:49 minuti e probabilmente riusciamo con la regia ad andare in diretta. Vediamo su New York. Ecco, queste sono le immagini che arrivano in diretta proprio da New York. Lo sapete, New York è alle prese con il ciclone Irene, l'uragano poi declassato a ciclone, e naturalmente c'è molta preoccupazione. Ci sono state già delle vittime in alcuni stati della costa orientale degli Stati Uniti. Adesso queste sono ore naturalmente di forte apprensione, di forte preoccupazione per gli Stati Uniti. Sono state predisposte tutte le misure per fronteggiare questa emergenza. Queste immagini che stiamo vedendo, vi ripeto, stanno arrivando in diretta proprio da New York. Sentite la pioggia, il temporale molto forte, ci sono queste luci inquadrate sullo sfondo, vediamo due edifici, ma soprattutto la cosa che colpisce, lo possiamo vedere appunto insieme, è l'assenza totale poi in realtà di luci. Noi siamo solitamente abituati a vedere New York ricca di luci, e invece in questo caso è stato quasi decretato un blackout provocato. La metropolitana
è stata chiusa, sono stati predisposti anche i sacchi di sabbia, quindi sono ore di forte apprensione. Naturalmente noi ve ne daremo conto come sempre, soprattutto nella prossima edizione del telegiornale che è alle 13.30. Per il momento ci fermiamo qui, a tutti voi una buona domenica, grazie a tutti.